Ciao amici, come vedete oggi sono in campagna e sono venuto a fare un giretto e ho pensato di fare un breve video che vi spiegherà alcune cose, cercherò di raccontarvi alcune cose. È una bellissima giornata, è Pasquetta e senza dubbio, come vedete, attorno a noi ci sono molte persone, adesso vi faccio vedere, insomma, molte persone a passeggio. E questo insomma denota una cosa, vi faccio vedere, riprendo insomma le persone che sono qua attorno, denota una cosa molto significativa, molto normale anche, che le persone hanno voglia sicuramente di tornare quanto prima ad una vita normale, a passeggiare, a uscire, stare all'aria aperta e anch'io ovviamente sento questa esigenza, questo bisogno. Sono alla fin fine come tutti voi, perché lo so, molti dicono: ma prof, ma lei è sempre attaccato ai computer, ai cellulari, è un nerd, è una persona insomma che è interessata a tutte queste cose. Certo, però anch'io, come vi ho detto, sento senza dubbio l'esigenza di tornare ad una vita normale, con una forse, possiamo dire così, differenza, mi viene da dire da molte persone con le quali parlo di questi argomenti, cioè che poi alla fin fine qui c'è una questione, come vedete voi state guardando questo video, ma c'è una questione insomma della quale io credo dobbiamo renderci un pochino conto tutti. Siamo nel 2021 e quindi il mondo del digitale ormai fa parte della nostra vita, vedete io sono qua attorno, vedete il cielo azzurro, vedete gli alberi dietro di me, adesso non vi riprendo cosa che avete già visto qui attorno a me. Il digitale fa parte della nostra vita, noi siamo spessissimo con questi smartphone in mano, con i nostri tablet, i nostri computer e io non credo che questo sia un fatto negativo. Perché? Ma perché è ovvio che tutto questo fa parte ormai della nostra vita, del nostro modo di vivere, del nostro modo di lavorare, del nostro modo di relazionarci agli altri e quindi dobbiamo anche cercare di imparare, questo sì, a vivere questi strumenti digitali in modo senza dubbio diverso da come li abbiamo vissuto, mi viene da dire, fino al momento della pandemia. Ecco, io tendo a vedere l'arrivo del Covid ovviamente come una cosa gravissima, che nessuno avrebbe desiderato. Ho sempre chiaro, come vi ho già detto anche in molti altri video, queste centinaia di migliaia di morti e quindi non ci vedo assolutamente nulla di positivo, ma ritengo, ecco, che con il Covid qualche cosa sia accaduto. C'è stata un'accelerazione nell'uso di questi strumenti a tantissimi livelli e senza dubbio, se state guardando questo video che è sul mio canale, vedete insomma che molti video in questi ultimi mesi li ho dedicati proprio a questi strumenti, sia perché io ci lavoro con questi strumenti, quindi mai mi sentirete dire male di questi strumenti. Se non avessi avuto questi strumenti non sarei riuscito a fare scuola. Io ho fatto scuola, come tutti i miei colleghi abbiamo fatto scuola. Sapete che anche questa c'è già una gran discussione. No, ma quella non è scuola, non è la stessa cosa. Certo, non è la stessa cosa, ma comunque questo ci ha permesso e credo ci permetterà di continuare a fare scuola. Io credo anche negli anni a venire. Anzi, questo è il senso di queste sintetiche riflessioni. Poi, insomma, se seguite il mio canale vedrete che verranno in qualche modo snocciolate, centellinate. Credo che negli anni futuri questo uso di questi strumenti digitali accompagnerà ovviamente le nostre vite in tantissime situazioni, ma anche in momenti che fino a poco tempo fa ritenevamo momenti, diciamo, dove noi usavamo questi strumenti digitali in modo così, per passarci il tempo, per fare un po' di intrattenimento, fare i giochi. E tutto questo diventerà sempre di più un fatto anche collegato alle nostre varie esperienze di lavoro, di studio. Io credo che nei prossimi 10 anni molte cose accadranno. Sono convintissimo, un po' perché le sto studiando, sto leggendo varie cose, molti libri, alcuni dei quali
questi libri ve ne sto anche parlando sul canale, ma sono convintissimo davvero che dobbiamo assumere un altro atteggiamento, intanto un atteggiamento mentale, smettere di vedere questi strumenti come contrari alla vita. Certo, ci sarà e c'è una vita reale, fatta di incontri, di abbracci, di situazioni che tutti noi oggi desideriamo. Sono venuto a fare questo video proprio qua in mezzo alla natura per dirvi che io sono così, anch'io ho bisogno di tutta questa situazione, non ci sono ombre di dubbio, ma ci sono anche tantissime altre cose che noi possiamo fare, come si dice oggi, online. Ecco, tra online e offline, secondo me, non ci sarà più questo dualismo netto, non c'è mai stato in questi ultimi anni, ma forse diciamo anche le persone comuni come noi se ne stanno rendendo conto. Non c'è più una separazione, anzi dobbiamo imparare ad usare questi strumenti per fare delle cose. Beh, senza dubbio, per esempio, fare delle cose anche da casa, certo, anche da casa si possono fare tante cose, non abbiamo sempre bisogno di prendere la macchina, di perdere del tempo, di così imbrattare la natura. Vedete qua, io potrei fare tranquillamente una lezione con i miei studenti come se niente fosse e non ci sarebbe niente di male. Certo, ci sarebbe forse molto di strano perché queste cose non le abbiamo mai fatte, non ci sono ombre di dubbio, ma non ci sarebbe assolutamente nulla di strano in una cosa del genere. Perché? Ma perché di fatto questo è possibile, questa delocalizzazione, o se preferite questa smaterializzazione dei luoghi. Dobbiamo anche qui uscire dall'idea che oltre a questo dualismo tra mondo reale e mondo digitale ci siano dei luoghi predisposti migliori di altri per fare certe cose. Certo, se ho necessità di libri, se ho necessità di silenzio, se ho necessità di studio di un certo genere, certo, vado in biblioteca, mi chiudo in camera mia, ho i miei libri, ho i miei dizionari, ho tutto quello che mi serve da questo punto di vista, ma capite, non necessariamente devo sempre studiare, posso parlare, posso fare lezione e questa la posso fare da ogni luogo. Certo, bisogna mettersi davanti a questi strumenti e stare attenti, seguire, essere in qualche modo presi dalle cose, partecipare direttamente, ma questo non è un problema dello strumento, questo è un problema mio. Io devo mettermi in un'altra situazione nel vivere queste cose. Certo che se io, mentre seguo qualche cosa, adesso parliamo della scuola, ma vale per qualsiasi discorso di lavoro, ieri parlavo con una mia amica, mi diceva, ah, ma sai però, un tempo si andava in ufficio e le persone almeno avevano una certa renitenza a tenere spenti i cellulari durante appunto le riunioni. Adesso fai le riunioni di lavoro, fai le call di lavoro online e questi guardano i cellulari ogni 3x2, seguono altre cose. Ecco, questo non va bene. Ma perché? Ma perché non siamo educati, perché le persone non sono ancora educate. Ci dobbiamo educare ad usare questi strumenti in un certo qual modo. Ci sono capitati tra le mani e pensiamo, avendoli tra le mani, di poterli usare come e quando vogliamo, nel modo in cui riteniamo, così ci venga in mente di volerli usare. No, non funziona così. Se sei davanti ad uno schermo e stai facendo una chiamata di lavoro con qualcuno, tu devi essere costantemente lì a seguirlo, ad ascoltarlo. Poi puoi essere come me in questa situazione, no? Con questo sole del quale io sentivo il bisogno e la necessità. Oggi una bellissima giornata di sole, in questi giorni anch'io ho goduto dei momenti di vacanza, ma capite, perché no? Certo, io mi devo mettere qua davanti in un altro modo, non posso pensare di mettermi qua e di guardare gli alberi, di guardare... Godo del sole, godo dell'aria pura, ma non mi metto a guardare le margherite o le formiche che girano per terra. Questa è una cosa che non ha nessun senso da questo punto di vista. Quindi io devo cercare di diventare padrone di questo strumento, non di farmi così girare attorno alle cose con uno strumento in mano che, come vi dicevo poco fa, fino a ieri usavo nei modi più, sì, a volte intelligenti, ma il più delle volte banali, superficiali. Noi abbiamo in mano una Ferrari, o se preferite abbiamo sotto il sedere una Ferrari,
e dobbiamo imparare ad usarla, questa Ferrari. Non è che abbiamo in mano un cellulare e alè, facciamo col cellulare quello che ci pare. Possiamo usarlo in modi intelligenti e questa è la grande novità. E questo nei prossimi anni, direi nei prossimi 10-15 anni, ma io non sono un visionario, non sono un futurologo. Leggo come voi, spero anche voi leggiate molte cose di quello che sta succedendo. E poco a poco che uno ci pensi, ma è ovvio che nei prossimi anni vedremo una serie di cose che al confronto 20 anni fa ci sembrava aria fresca. Ma scusate, se questa pandemia, facciamo questo esempio molto semplice, ma se questa pandemia fosse accaduta 20 anni fa, ma cosa dico, 10 anni fa, io sempre chiaro che c'è una data, il 2007, l'arrivo del primo iPhone, non perché io sono uno sfegatato dell'Apple, io non sono uno sfegatato dell'Apple, ma l'iPhone, io ho quasi 60 anni, ha cambiato il nostro rapporto con i cellulari. Ma ve li ricordate i cellulari di prima? Con l'arrivo dell'iPhone è cambiato tutto. E in questi ultimi anni, ricordo solo che sono passati 14 anni da allora, è cambiato tutto. No? Io sono qua, che faccio un video, voi mi vedete, mi ascoltate, seduti in divano, o se siete a passeggio potete ascoltare questo che vi sto raccontando e capite che tutto questo ha a che fare con un altro mondo. Ma se venisse qua una persona di 20-30 anni fa e vi vedesse e vi vedesse fare questa cosa, cosa direbbe? Questo è un fantascienza, questo è un marziano, mi capite? Invece no, questa è la realtà. Allora pensate i prossimi 15 anni, se sono stati necessari solo 14 anni per arrivare a fare quello che io sto facendo, che cosa potrà cambiare nei prossimi 15 anni? Se, come sempre si dice, ed è verissimo questo, i cambiamenti sono cambiamenti esponenziali, se i cambiamenti che noi stiamo vivendo sono di fatto cambiamenti esponenziali, come pensiamo che questo accadrà? Cosa potrebbe accadere nel giro di una quindicina d'anni? Pensate alla scuola, ma pensate ai lavori, pensate per esempio alle situazioni che noi costantemente viviamo. No? Certo, tutto questo necessita, come dico io, di un pubblico adulto, necessita di persone capaci di usare questi strumenti e quindi anche di spegnerli, certo, anche di spegnerli questi strumenti. Noi stiamo tantissime ore davanti allo schermo, ma il problema non è lo schermo, è che noi ci lasciamo travolgere dallo schermo, noi non riusciamo a governare il nostro uso degli schermi. Ma attenti, se noi stiamo ore qua davanti, non è più uno strumento, è un ambiente. E gli ambienti, come voi sapete, gli esseri umani se li creano gli ambienti, se li costruiscono, li fanno a propria immagine e somiglianza. Ma quando voi fate la vostra camera da letto, quando voi vi costruite la casa, quando voi addobbate una parete, gli mettete sopra quello che vi capita o dite no, questo sta bene, questo non sta bene. Se siamo capaci di fare un'operazione del genere, cioè di guidare, di governare, perché non siamo ancora capaci di governare il nostro tempo su questi smartphone? E quindi chiuderli. Io dopo che avrò fatto il video, arriverò a casa, lo metterò online, voi lo vedrete quando ne avrete voglia, se ne avrete voglia, alla sera, alla notte, alla mattina, no? Guardate che questa è una cosa impressionante, noi non ci facciamo caso, ma è incredibile che uno possa dire una cosa e voi l'ascoltate o la vedete quando vi pare, quando vi va. Perché dovremmo pretendere, faccio qui anche un altro esempio dal punto di vista scolastico, perché dovremmo pretendere di chiedere a delle persone di stare nello stesso momento, nello stesso luogo, alle stesse condizioni, quando lo sappiamo benissimo che ciascuno di voi si alza la mattina, ha voglia di fare una cosa, non ha voglia di fare un'altra, è più predisposto per fare una cosa e meno predisposto per farne un'altra. Ci vorranno anni per cambiare questo modo di vedere, per esempio, la scuola, il lavoro, certo, ma
questo noi lo sperimentiamo tutti i giorni in classe. Si arriva in classe, c'è la persona più predisposta, c'è la persona meno predisposta. Tendenzialmente gli insegnanti, io faccio gli insegnanti, io entro sempre iper predisposto, perché se non sono predisposto io, figurarsi se riesco a predisporre i miei studenti. Ma quanti studenti arrivano in classe e dicono: oh, che bello, facciamo quest'ora? Chi si alza la mattina e pensando alla scuola dice: oh, non vedevo l'ora di fare questa cosa? Mentre invece, forse, qui io so che sto dicendo anche delle cose sulle quali verranno sollevate molte discussioni, ma insomma, siamo qua anche per parlare, per discutere, per riflettere su qualche cosa che sta accadendo. Quanti si alzano la mattina e dicono: non vedo l'ora di andare a scuola? Sono assolutamente predisposto a seguire un'ora, ne so, di latino, di greco, matematica, metteteci dentro tutte le materie possibili e immaginabili. Certo, ci sono dei ragazzi che si alzano così, ci sono delle studentesse che si alzano così, ma non sono tutti. Allora forse anche dare modo alle persone in situazioni diverse da quelle, diciamo, normali, normalmente accettate, normalmente vissute, di poter seguire le lezioni come uditori, come podcast, come video, in molte parti della propria giornata, in molti momenti della propria giornata, quando forse si è maggiormente predisposti a seguirle, pensiamolo anche didatticamente, è così strano? Certo, ci sarà il momento in cui chiediamo a tutti di essere lì in quel momento ben preciso, assolutamente, no? Ci sono le chiamate di lavoro, quel momento non c'è santo che tenga, tu devi essere lì presente, iperpresente, devi seguire, devi ascoltare, devi partecipare, devi tirare fuori i tuoi pensieri, le tue riflessioni, le tue proposte, i tuoi progetti. Ma ci sono tantissime situazioni dove uno può fare le cose in altri momenti e forse le fa meglio in altri momenti. Okay? Io ho degli alunni che studiano bene di sera, ho alcuni alunni che per motivi di bioritmi studiano meglio al pomeriggio, preferiscono andare al pomeriggio a altri alunni a fare sport e studiano quando tornano. Cioè, capite, questa situazione del digitale ha un po' mescolato le carte. So benissimo, mi è chiarissimo che siamo entrati in un mondo dove nessuno, neanch'io, ho, diciamo così, chiaro dove andremo a parare. Però mi sembra abbastanza ovvio e evidente che questa roba qua, finito il Covid, io spero che finirà abbastanza presto, insomma, ovviamente non verrà messa nel cassetto. Ci sono ormai moltissime persone che sono intervenute ad alti livelli politici, la comunità europea, le grandi piattaforme tecnologiche, adesso farò anche un video su questo che vedrete sempre su questo canale nei prossimi giorni, che hanno chiarito che la famosa agenda 2030 dell'Europa, non a caso, ha come una delle skill di base proprio questo, il digitale, le competenze digitali, e non è solo per saper usare il computer o uno smartphone che ci vengono e ci verranno e vi verranno richieste queste skill, ma perché il mondo nel quale noi vivremo sarà ovviamente un mondo diverso. Non c'è ombra di dubbio. Io ormai più leggo queste cose, più vivo non più nel presente. Adesso so che questa può sembrare una cosa da una persona un po' particolare, un po' spostata. Io vengo da studi del mondo antico, le religioni, le filosofie, ho fatto il classico, ho fatto studi di filosofia e di teologia nella mia vita, quindi figurarsi se non sono innamorato del passato. Ma noi andiamo verso un futuro nel quale noi dobbiamo vivere, e vivere meglio. Io sono convintissimo che vivendo queste cose in un modo intelligente vivremo anche meglio, potremmo vivere meglio, ma dipenderà da noi, senza dubbio. E dovremo andare nel futuro avendo anche chiaro come siamo arrivati a questo futuro. Quindi non bisognerà assolutamente buttare a mare il passato, dimenticarsi del passato, del mondo antico, no? Non sono qua per fare il futurologo, non credo nel postumanesimo o nel postumanismo, no. Ritengo che se c'è un postumanismo
bisogna avere chiaro chi è l'umanesimo, che cos'è l'umanesimo, chi è l'essere umano, da dove veniamo, ok? Quindi mi è chiaro questo, non lo metto assolutamente in discussione, ma non posso pensare, io ho quasi 60 anni, non posso pensare, non riesco più a pensare che in un mondo, non dico del futuro, ma del presente, o se volete del futuro prossimo, i prossimi 10 anni, non riesco più a pensare che quel mondo lì assomiglierà granché al mondo nel quale io sono vissuto per tantissimi anni. Io faccio parte di una generazione che di fatto per moltissimi anni non ha mai vissuto né con smartphone, né con tablet, né con niente di tutto questo, né con internet. Certo, gran parte della mia vita l'ho passata senza questi strumenti e sono stato tranquillamente bene, ma non riuscirei più a vivere senza queste cose, non riusciremmo più a vivere senza queste cose. Leggete il libro Il Silenzio di De Lillo, di Don De Lillo, provate a leggere, no? Non ve lo voglio spoilerare, ma provate a leggere cosa dice. In un mondo ipotetico dove tutti gli strumenti tecnologici ad un certo punto, per tutta una serie di motivi, si zittiscono, no? Uno potrebbe dire, ah che bello, non vedo l'ora, ma siete sicuri? Beh, io per un anno non avrei fatto scuola, sicuramente. Nessuno di noi sarebbe stato a scuola. Saremmo stati a casa. Sarebbe stato meglio? Molti dicono di sì, ma io non sono tra questi, senza dubbio. Certo, dobbiamo imparare a governare queste tecnologie, a vivere attraverso queste tecnologie, non subendo le tecnologie, ma portando queste tecnologie a diventare degli aiuti per noi, aiuti che siano veramente tali, che ci permettano a un certo punto di spegnere le tecnologie. Certo, ci sarà il momento in cui, e ci deve essere il momento in cui le tecnologie le spegniamo, ma non le spegniamo perché siamo così ormai pieni, tanto da non poterne più delle tecnologie, ma le spegniamo perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare grazie alle tecnologie, adesso andiamo a fare quello che vogliamo fare o quello che dobbiamo fare anche senza le tecnologie, ma io non le vedo come elementi, diciamo, in contrasto tra di loro. Il contrasto c'è nel momento in cui le persone non sanno come vivere nel mondo reale e nel mondo digitale, o se preferite il mondo reale e il mondo digitale. Se voi vi ricordate, ma credo ve lo ricordiate tutti, moltissime persone prima del Covid stavano ore e ore con la faccia dentro il cellulare e gli adulti dicevano, ma come, ma sei sempre lì? No? Quindi capite, non è stato il Covid, non è stata colpa del Covid. Però ecco, capite, lì c'era un problema e c'è un problema. C'era già un problema di come le persone stanno davanti al computer, come le persone stanno con il cellulare, ok? E quindi forse è arrivato il momento per questa grande rivoluzione tecnologica che sta accadendo. Qualche video ve lo sto mettendo, altri, come vi ho detto, ve li farò vedere, perché credo che sia fondamentale informarsi. Lo sapreste fare anche voi, forse avete meno tempo, io più tempo, ho più voglia, mi interessano più questi discorsi, ma insomma tante cose le vedete online, quando siete online in modo non superficiale. Vedete tutti che sta succedendo qualche cosa e credo sia arrivato il momento di prendere in seria considerazione una domanda. Come vogliamo stare davanti a questi schermi? Solo per motivi ludici? Solo per passarci il tempo? O anche per imparare a lavorare in un certo modo. Ecco, io spero che con queste considerazioni qui all'aria aperta, così mi sono anche un po' abbronzato e la natura è bellissima, il mondo reale è bellissimo, ma è anche un mondo che mi permette di esserci all'interno, di vivere, ma di vivere anche grazie al digitale. E questo mi ha permesso anche di raggiungere le vostre menti. Certo, potreste, forse alcuni di voi sono in totale disaccordo, forse alcuni di voi sono in totale accordo, ma io non faccio video per essere in accordo o in disaccordo. Esprimo le mie idee e spero, se ne avete voglia, insomma, sentire i vostri commenti,
sentire le vostre riflessioni. Insomma, anche questo è un modo per ragionarci insieme. Si può ragionare e si deve ragionare nel mondo reale, certo, ma si può anche ragionare nel mondo reale / virtuale. Bene amici, spero che tutto questo vi sia risultato non troppo pesante. Io mi sto divertendo, me la sto godendo e adesso spengo il cellulare, torno a casa, porto fuori il cane, sto col mio cane, mangio, sto con la mia famiglia e niente, spero di rivedervi presto. Se vi è piaciuto questo video, mi piacerebbe appunto parte il like, sono relativamente interessato, ecco, il like può solo significare mi è piaciuto, mi è interessato, poi certo non tutto uno condivide, ma ci mancherebbe, ma siamo tutti diversi, viva Dio, no? Però ecco, può essere anche utile per me sapere se questi video vi interessano, se questa anche modalità, perché adesso andiamo verso la bella stagione, anch'io non ho più intenzione quando faccio i video, certo ne farò anche dalla mia stanzetta, dal mio loculo, mi sento un po' un monaco in certe situazioni, ne farò anche molti all'aria aperta, insomma. E quindi, insomma, se vi capita, ditemi se vi è piaciuto, se vi interessano queste tematiche, se la cosa vi incuriosisce, se questi video vi possono incuriosire, che poi alla fine è la cosa più interessante, che incuriosire le persone, non farle arrabbiare, a me non interessa far arrabbiare nessuno, insomma. Sono un essere molto pacifico, ma sicuramente, ecco, molto curioso. Come dico sempre, ragazzi, spero di vivere ancora tanti anni per vedere come sarà il mondo. In quel torno di tempo che io comincio ad accarezzare sempre di più nella mia immaginazione come un tempo bello, come un tempo nel quale certo avremo una relazione con la vita molto più normale di quella che abbiamo adesso, ci mancherebbe, ma anche con una relazione con la vita tramite strumenti tecnologici che saranno per noi un reale aiuto e non una sconfitta. Grazie amici, grazie di avermi ascoltato.